Abbiamo dato un contributo alla nostra terra, questo è il nostro dovere. Così il presidente della regione Mario Oliverio ha commentato l'inaugurazione del nuovo tratto della trasversale delle Serre tra gli svincoli di Torre di Ruggero e Chiaravalle. Meno di un anno fa, ha detto Oliverio nel corso di una conferenza stampa, sono andato personalmente sulla trasversale perché da 4 anni i lavori erano fermi per problemi burocratici e contenziosi con le imprese. In meno di 12 mesi il cantiere è stato riaperto e i lavori sono stati completati. Anche se mancano ancora due lotti prima di completare il collegamento tra Ionio e Tirreno, Oliverio ha assicurato che la trasversale sarà terminata. Abbiamo già stanziato 15 milioni di euro per il passo dello Scornaro e gli altri 220 milioni necessari per il completamento sono stati inseriti nell'intesa con il Ministero delle Infrastrutture. Ma noi stiamo lavorando per sbloccare cantieri fermi, per portare a compimento opere incompiute. In questo quadro devo dire che l'anno scorso, il 13 di agosto, sono andato sui cantieri che erano fermi da 5 anni della trasversale delle Serre e ho assunto un'iniziativa appunto decisa. Ho chiesto ad ANAS di superare ogni difficoltà, di assumere le iniziative necessarie per chiudere questa telenovela. Devo dire che è stata efficace quella iniziativa anche perché ha raccolto quelle che erano esigenze, bisogni già evidenziati dai sindaci del territorio, dagli amministratori locali, dal comitato che era nato, dalla rappresentanza parlamentare, dall'onorevole Censore, dai consiglieri regionali del territorio, Mirabello e Pasqua, insomma dal complesso delle forze di quel territorio. Siamo riusciti a sbloccare la situazione, i cantieri sono aperti subito dopo e oggi si completa appunto quell'opera, si aprono al traffico alcuni tratti importanti e naturalmente contestualmente abbiamo lavorato per programmare altri interventi, abbiamo destinato 14 milioni e 400 mila euro per il passo dello Scornari che consentirà una volta realizzata l'opera di completare il collegamento dallo svincolo delle Serre fino a Serra San Bruno. Abbiamo programmato altri 200 milioni di euro, 220 milioni di euro per il completamento dei tratti ancora da realizzare, l'abbiamo scritto nel patto per la Calabria sottoscritto con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Appena saranno operativi il CIPE prima delle ferie di agosto sbloccherà anche queste risorse, si procederà. Quindi diamo priorità appunto alla realizzazione, al completamento di una grande trasversale, quella delle Serre.